Ciao, come vi ho detto nel titolo, oggi parliamo di quando sono passato dall'utilizzare un determinato tipo di insulina basale a un altro tipo di insulina basale. Cosa è successo? Cosa è cambiato? Sono ritornato come prima, mi sono trovato meglio, mi sono trovato peggio, lo scoprirete tutto all'interno del video, ma prima devo ricordarti che io sono Emanuele, sono diabetico da più di 15 anni, ho fatto ciclismo agonistico anche per molti anni, quindi e sono stato campione italiano, quindi questo non è, il diabete non è una scusa per non fare le cose e per non fare sport, perché non è un impedimento che ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi, e sono studente di medicina ormai al quarto anno. Questo canale serve quindi a dimostrare che da un lato si può fare tutto con il diabete, dall'altro aiutare te nella tua gestione delle terapie, quindi sia da un lato praticamente di appunto gestione, quindi gestione delle glicemie, utilizzare al meglio i sensori, informazioni su nuove possibilità terapeutiche, dieta, sport, attività fisica, sia dall'aspetto psicologico, quindi ad esempio stress, depressione, piuttosto che gli aspetti relazionali su cui può inficiare o meno il diabete. Ora, veniamo a noi. Sono passato quindi dalla insulina basale che usavo, la Tresiba, a quella che ho usato per un periodo, la Toujeo. Passo indietro. Quando è che sono arrivato a usare? Ho sempre usato la Tresiba? No. Quando ero piccolo e mi sono diagnosticato il diabete, iniziavo inizialmente la Lantus. E successivamente invece sono passato a utilizzare prima la Tresiba, poi la Toujeo e poi chi lo so. Per quanto riguarda il passaggio Lantus-Tresiba, questo passaggio c'è stato perché quando facevo attività agonistica in modo importante c'erano grosse differenze tra quando io faccio attività fisica importante, mettiamola così, quindi 3 ore di gara piuttosto che 4-5 ore di allenamento rispetto a quando faccio un'ora di allenamento oppure non allenamento. Di per sé io sono una persona molto pigra che non ha voglia di fare chissà cosa, di muoversi, andare in giro, ma ad esempio vado a fare una passeggiata ogni tanto non è che poi influisca così tanto sulle glicemie, perlomeno per me, perché sono una persona tutto sommato che fa tanto sport, per cui fare attività fisica moderata, blanda, mi serve a poco a me, ma serve la passeggiata, questo è un altro discorso, quindi quello che voglio dire è che essendo molto pigro, le volte in cui non faccio attività fisica rischio di stare seduto tutto il giorno o al PC o perché devo lavorare o studio o altro, mi capita spesso di star seduto e ovviamente mangi le stesse cose che mangi quando ti alleni tanto invece. Viceversa, quando mi alleno tanto, sto in giro tanto, consumo molto, per cui sono picchi e differenze di glicemia tra un giorno e l'altro, per cui si è cercato di passare ridurre queste oscillazioni, cercare di stabilizzarle un po', e l'insulina basale che è stata scelta per stabilizzare questo tipo di glicemia è stata appunto la Tresiba, che come principio attivo ha il degludec, durata d'azione maggiore di 24 ore, per cui si può sommare anche al giorno dopo, per cui stabilizza molto le glicemie e stabilizzando le glicemie ti permette quindi anche nei giorni in cui non avrei fatto attività fisica importante di avere comunque dei valori accettabili, anzi un po' più di accettabili, dei valori carini, mettiamola così. Si cerca di stabilizzare queste glicemie migliorando quindi quello che è l'aspetto tra giorno che si fa giorno che si fa sport, giorno che invece è riposo, scarico, barra non si fa sport. Ora, col tempo poi io ho smesso di fare ciclismo a livello agonistico, ho iniziato l'università, come detto sono al quarto anno di medicina, però questo significa anche che ovviamente non faccio più agonismo, per cui se non faccio più agonismo faccio molte meno ore di allenamento e soprattutto è cambiata la mia alimentazione. Io mangio molto meno adesso che non quando andavo in bici e le glicemie sono anche molto più stabili proprio perché evitano queste oscillazioni tra grossa attività fisica, stress da gara e giorno di riposo. Quindi da un lato sono più stabili, dall'altro però è vero che di per sé io sono una persona che sta spesso seduta perché deve studiare o devo ripetere o devo sottolineare, scrivere, lavoro al computer. Oppure mi capita quelle mattine che io sono comunque in ospedale in tirocinio, comunque non faccio attività fisica. Sono in università, per cui non faccio grande attività fisica, se non una passeggiata ogni tanto. Per quanto riguarda, ad esempio, altri giorni lontano dalla sessione, potrei magari avere più tempo, ad esempio, ho tempo per andare a correre, ho tempo per andare via in bici anche un paio d'ore, anche 2 o 3 ore. E ovviamente andare via in bici 2 ore significa che te ne vanno via 3, perché un quarto d'ora ti prepari, un quarto d'ora ti cambi, 10 minuti a doccia, andate via 2 ore attività fisica, più ti fermi alla fontana a prendere l'acqua, sono andate via 3 ore. Comunque, il punto è proprio questo.
adesso quando faccio attività fisica, proprio perché sono una persona pigra di solito, o comunque massimo da fare una passeggiata, un'attività molto blanda, ho delle ipoglicemie che sono anche importanti. Per cui, come bilanciare le due cose? Si è provato a passare appunto alla Toujeo. La Toujeo, che è questa insulina, che ha lo stesso principio attivo degludec, ma doveva permettermi una migliore gestione della glicemia. È successo? No, motivo per cui dopo sono durato circa una settimana perché le glicemie erano tutte sballate. Je ne sais pas, non so il motivo, sinceramente ne ho parlato in diabetologia. In diabetologia mi hanno detto: guarda, è molto strano, anche perché il principio attivo è lo stesso, dovresti avere gli stessi risultati. Mi hanno detto: guarda, torniamo l'altra sera, ti trovavi bene, stiamo più attenti magari quei giorni in cui cerca di scadenzare di più attività fisica, in modo tale da sapere che quei giorni che fai attività fisica, la sera prima riduci la quantità di basale. Per quali potrebbero essere i motivi dietro questa cosa? Come detto, la diabetologia mi ha detto boh, perché mi sembra lo stesso, e io in primis dico non ne ho la minima idea. Nonostante il principio attivo sia lo stesso, la casa produttrice dovrebbe essere un'altra, adesso non vorrei dire una cavolata, per cui evito di fare nomi di aziende produttrici di insulina. Nonostante appunto il principio attivo sia lo stesso, ho avuto lo stesso dei problemi. E questo anche la parte mia è un po' difficile da spiegare. Detto ciò, che io avevo proprio glicemie sballate, cioè ad esempio mi si era alterato quello che è il rapporto insulina carboidrati, cioè normalmente se spariamo faccio una media di 5 unità a pranzo, ok, lì dovevo farne 7, a volte ne dovevo fare 4, quindi c'era proprio un rapporto sbagliato. E dato che poi la settimana dopo sono dovuto partire in ferie con la mia fidanzata per fare 2 o 3 giorni, e siamo andati a Cinque Terre e c'era un po' c'è da camminare, e comunque in ferie non è che voglio stare il tempo a guardare le robe della glicemia, non che ovviamente la glicemia non va misurata eccetera eccetera, ma non voglio avere la preoccupazione di aver cambiato la terapia la settimana prima di andare, e quindi siamo ritornati alla precedente insulina. Per cui questa esperienza non è stata un'esperienza particolarmente positiva. Non saprei dire il motivo perché, come detto, riassunte brevemente le mie vicende personali. Ti ricordo che sul canale poi troverai quindi una serie di video che parlano quindi della tua gestione del diabete, della tua gestione della terapia, come migliorare ad esempio le glicemie, come fare più attenzione a tavola, l'aspetto psicofisico che riguarda te, o la gestione dei tuoi familiari per quanto riguarda la terapia, quindi ad esempio stress, depressione, l'aspetto relazionale, se inficia o meno il diabete, l'utilizzo dei sensori, lo sport, eccetera, eccetera. Io ti do tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!